Amici, ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto un unboxing e lo so che siete abituati a degli unboxing assolutamente fasulli su questo canale, però questa volta vi porto un unboxing che in realtà è praticamente vero, perché tireremo effettivamente fuori un prodotto che ho sì estratto dalla confezione, ma poi l'ho rimesso dentro esattamente com'era. Il prodotto di oggi è questo, non è niente di che, si tratta semplicemente di un treppiede da tavolo molto molto piccolo e anche molto comodo in certi contesti. Ve lo faccio vedere a completamento del video che ho fatto qualche settimana fa sui treppiedi e sugli utilizzi possibili dei treppiedi. Questa è una versione di cui non ho parlato in quel video perché è una versione che ho preso di recente. Adesso andiamo ad aprirlo e vediamo che cosa c'è qui dentro. Si tratta, come avete letto dalla scatola, di un treppiede della Neewer, che è una marca non esattamente di lusso, di qualità per quanto riguarda la fotografia, però è una marca che io apprezzo molto perché di solito realizza dei prodotti che, per quanto non siano top di gamma come materiali, come qualità, però di solito funzionano. E qui già vedete che ha guadagnato un sacco di punti perché c'è la custodia inclusa. Voi come sapete io adoro le custodie, quindi quando c'è la custodia inclusa io sono contento. Adesso andiamo ad aprirla. È veramente molto piccolo, quindi qui abbiamo, come dice la dicitura sulla zampetta, abbiamo M225 più CK30 tabletop tripod. Quindi io suppongo che questo i due numeri stiano uno per il treppiede in sé e uno per la testa sfera. Non chiedetemi quale uno e quale l'altro perché non lo so, non me lo ricordo, e qui la dicitura è combinata, quindi non me lo ricordo assolutamente, ma questo è un pezzo che viene venduto così, quindi prendere o lasciare. Adesso andiamo a vedere come funziona questo piccolo amico. Qui, come potete vedere, abbiamo le zampette si aprono semplicemente a pressione, quindi molto facile da usare. Abbiamo i piedini. Ora il piedino si ruota e si tira fuori e poi si rimette in posizione. Quindi con un semplice movimento io posso andare ad aprirlo e non solo, ma vedete che ci sono più step. Quindi in realtà io posso tirar fuori una gamba che non è neanche così piccola, perché arriva a misurare, la mia spanna è di circa 20 cm, quindi questo sarà 25 cm. Inoltre qui c'è la possibilità di sollevare la testa, per cui insomma non riesco neanche a inquadrarlo tutto. Ecco, così riesco a inquadrarlo tutto, vedete? È un treppiede che non è neanche così basso, ha delle possibilità sicuramente di allungarsi un pochino. Io vi dico la verità, credo che lo userò prevalentemente in posizione chiusa il 90% delle volte, tutt'al più solleverò la testa in questo modo, testa che devo dire è un po' ballerina perché qui si svita, come potete vedere, e se non è avvitata bene rimane un po' ballerino. Una volta avvitata invece devo dire che è bella stabile. Non appena abbiamo posizionato il nostro treppiede possiamo andare a svitare il fermo della nostra testa sfera, la andiamo a mettere in posizione, quindi la metteremo in posizione, si suppone, dritta. Qui abbiamo la bolla, se vogliamo metterla in bolla, quindi se vogliamo essere dritti, anche se io raramente la uso la bolla, vi dico perché. È vero che serve, è uno strumento comunque utile, però sia la bolla sul treppiede, sia l'allineamento interno della fotocamera ci dice se la fotocamera è parallela all'orizzonte, però è molto probabile che staremo fotografando o riprendendo un qualcosa che potrebbe essere storto, che potrebbe essere un'architettura che magari non è perfettamente dritta, perché comunque le case si assestano. Gli architetti sono bravi ma non sono dei maghi, e quindi le case spesso non sono dritte, quindi sia che stiamo facendo un interno sia che stiamo facendo un paesaggio è possibilissimo che non sia perfettamente parallelo all'orizzonte. Quindi io la bolla la uso, la guardo, però non mi baso su quello per chiudere la mia composizione, mi baso su quello che vedo. Deve essere giusto per quello che vedo più che giusto in bolla, quindi ognuno fa come vuole, però secondo me usare la bolla può essere rischioso. Una volta che l'abbiamo posizionata andiamo a chiuderla e lei non si muove più. Qui abbiamo la vite per lo sgancio rapido della nostra piastra. La piastra viene via. Adesso io lo appoggio qui un attimo. Allora, la piastra è a base quadrata, è una piastra carina, devo dire, abbastanza solida. Dentro ovviamente c'è la vitina per andare a fissarla sulla nostra fotocamera o videocamera, e una volta che abbiamo fissato la nostra videocamera andiamo a riposizionarla
e andiamo a stringere la nostra vite. Si posiziona perfettamente in un paio di rapidissimi step, abbiamo già fatto tutto. Ora esistono anche altre possibilità per la verità, perché qui come potete vedere se io apro la gambetta si ferma in questa posizione perché c'è un blocco, ma io posso rimuovere questo blocco che è questo, quindi c'è una sicura su ogni gambetta, io posso andare ad aprirla completamente la gambetta, quindi io posso andare a fare questo. Per cui questo diventa molto interessante, vedete, perché a questo punto questo diventa stabile, diventa molto più stabile rispetto che con le gambette semiaperte, così le abbiamo aperte completamente, per cui questo andrà a posizionarsi in terra e vi dico che è abbastanza robusto tutto sommato, per cui andiamo a vedere il motivo per cui io ho preso questo treppiede da tavolo. Io l'ho preso semplicemente per poter utilizzare una fotocamera, una videocamera per fare dei B-roll, quindi posizionata su un tavolo, posizionata in certi punti strategici. Ovviamente questo non è un treppiede che si usa da solo stand alone, non posso andare in giro con questo e pensare di fare tutto quello che farei normalmente con un treppiede normale, però questo lo posso posizionare su un tavolo, su una sedia, su un mobile, su un muretto, su qualsiasi cosa e questo sta lì e questo mi tiene anche una fotocamera abbastanza impegnativa perché comunque io una Canon EOS R con una lente standard ce la posso montare qui sopra. Ovviamente avrò cura di puntare il barilotto in corrispondenza del piede frontale. In questo modo verrà assorbito il peso dal piede frontale e la mia camera non ballerà in avanti, perché se io invece lo metto in mezzo fra le due gambe potrebbe portarmelo avanti e questo ovviamente è un problema e non vogliamo che succeda. Se dovessimo avere dubbi di quel tipo, però, noi possiamo anche estrarre i piedini. E a questo punto, se noi estraiamo i piedini, diventa ancora più stabile perché la base si allarga. Abbiamo estratto i piedini, quindi la base è ancora più ampia. Ovviamente una cosa del genere, a questo punto vedete che lo stelo è abbastanza sottile, per cui io non mi fido più a mettere sopra un cavalletto di questo tipo una lente molto lunga, perché a questo punto l'abbiamo un pochino indebolito con questa gambetta così sottile e quindi non andrò mai a mettergli un 70-200 sopra un treppiede di questo tipo, perché lì rischiamo veramente grosso. Questo non è fatto per reggere una camera di questo tipo, anzi questo sarebbe perfetto per reggere uno smartphone in realtà, quindi con un attacco da smartphone messo sopra questo sarebbe veramente perfetto, ideale. Comunque tiene le compatte, tiene le videocamere quelle di fascia medio-bassa, tiene sicuramente le mirrorless con degli obiettivi piccoli, quindi se abbiamo una mirrorless con un obiettivo leggero, magari un obiettivo prime, quindi sto pensando per esempio molto banalmente a una Canon EOS R col 16 mm f2.8, è un obiettivo leggerissimo, questo lo monta tranquillamente ma anche con i piedi abbassati. Se invece stiamo utilizzando, come sto utilizzando io in questo momento, una Canon EOS R col 24-105 f4, a questo punto quello vi dico che lo posso usare anche semplicemente così perché ho già provato e comunque lo regge. Se ho dei dubbi posso aprire i piedini per avere una stabilità maggiore. Ovviamente bisogna fare tutte le considerazioni del caso perché se siamo in giro e lo posizioniamo su un muretto ci vuole qualcuno che stia nei pressi perché è un attimo che passa qualcuno, un turista o dipende da dove ci siamo posizionati e ce lo butta giù. Ora, perché vi parlo di questo attrezzo proprio adesso? Per due motivi sostanzialmente. Il primo è che mi è appena arrivato, quindi ve lo faccio vedere adesso perché una volta che poi ho fatto l'unboxing, la scatola non penso di tenerla, è un treppiedino da 50 euro, quindi vantaggioso proprio per il prezzo, ve lo faccio vedere anche per questo. Ve lo faccio vedere perché siamo in prossimità delle vacanze e in prossimità delle vacanze, una volta che ripieghiamo le gambe, vedete che le sicure tornano in posizione. E quindi qui si bloccano, ve lo faccio vedere appunto perché siamo in prossimità delle vacanze e questo in vacanza può essere molto molto comodo per tutti quelli che magari vogliono fare una bella fotografia notturna ma non hanno voglia di portarsi dietro un bestione come quelli che ho fatto vedere nel precedente video sui treppiedi che ovviamente vi linko in card. Se volete comunque fare qualcosa di carino, questa è un'ottima soluzione perché se siamo in una piazzetta di sera e vogliamo fare una bella fotografia con esposizione lunga, con questo qui ci posizioniamo
posizioniamo su un muretto oppure chiediamo una sedia al locale dove abbiamo appena preso un gelato e facciamo tutto quanto lo stesso. Ovviamente avremo meno versatilità perché non possiamo metterci esattamente dove vogliamo, dobbiamo trovare una superficie d'appoggio che ci dia un po' di stabilità, che ci aiuti a portare a casa il risultato. Però vi dico una cosa, per esempio, sono stato l'anno scorso ormai, sono stato a Firenze e mi è capitato di passeggiare la sera non sul Ponte Vecchio, era sul ponte uno dei due, o quello prima o quello dopo, non so il nome di quest'altro ponte. Stavo passeggiando su quel ponte, quindi guardavo il Ponte Vecchio da quest'altro ponte, e mi sarebbe piaciuto fare una fotografia notturna, ma così al volo, cioè non ero lì per quello, passavo per caso, non avevo il mio cavalletto, per cui quello che ho fatto è che ho posato la fotocamera sul bordo del muretto. La foto che ne è risultata non è assolutamente un granché, non era all'altezza delle mie aspettative, perché la composizione ovviamente era dettata dal fatto che avevo poggiato la camera sul muretto, quindi non potevo fare niente, non potevo comporre come volevo io, e era assolutamente insoddisfacente. Con una soluzione di questo tipo io avrei potuto, questo qui sta in uno zaino, occupa lo stesso spazio di una bottiglietta d'acqua, per intenderci, quindi con una soluzione di questo tipo io avrei potuto tirar fuori questo, posarlo sul muretto e fare la mia esposizione lunga. Avrei anche potuto fare un bel bracketing se proprio fossi stato in vena, perché comunque con questa soluzione la camera sta ferma, quindi avrei potuto, ovviamente con molta cautela, probabilmente avrei tenuto la mano sopra, che è un attimo magari che ti cade dentro nel fiume, magari avrei tenuto la mano, perché non mi fido così tanto, anche se l'ho provato e so che comunque tiene, ci sta comunque non fidarsi e tenere la mano. Però una soluzione di questo tipo mi avrebbe consentito di portare a casa quella foto, mi avrebbe consentito magari anche di introdurre il treppiede in situazioni dove treppiedi grandi non sono ammessi, quindi sto pensando per esempio magari a visite come possono essere quelle a giardini di castelli o palazzi. Lì sicuramente non è permesso introdurre un treppiede di quelli tradizionali giganti, però una cosa del genere sta nello zaino, si può sicuramente portare, e posato su un muretto, posato su un parapetto, posato su una panchina, posato anche per terra, perché comunque si può fare anche questo, non è il massimo perché comunque prenderemo tanto pavimento, però si possono elaborare delle soluzioni in loco una volta che si è lì. Una soluzione di questo tipo mi consentirebbe di fare delle cose molto carine laddove con un treppiede classico non potrei mai entrare. Quindi ve lo faccio vedere adesso semplicemente perché secondo me è ideale per chi va in giro, per chi vuole viaggiare snello. Sicuramente è una soluzione portatile che funziona, bisogna avere un po' di accortezze ovviamente, perché bisogna comunque mentre lo si usa stare molto molto attenti e magari tenerlo con la mano anche durante la posa lunga, almeno un dito posato sulla gamba in maniera tale che siamo sicuri che sia fermo, e se lo sentiamo che comincia a cadere siamo lì pronti a tenerlo. Questa è un'accortezza che me la sento di suggerire, perché comunque lasciare una fotocamera magari anche costosa su un treppiede così, fargli fare la sua posa lunga e intanto andare a prendere il caffè, è una cosa che assolutamente non va bene, la sconsiglio vivamente. Spendo due parole sui materiali perché non sono sicuro di che cosa sia fatto, probabilmente è alluminio, non ho letto tutta la brochure, però vi posso dire che comunque è metallo, sono abbastanza sicuro che sia alluminio, però è fatto di metallo con le finiture in plastica e gommino con il grip, quindi non è malvagio come costruzione. La verniciatura è nera, è leggero, comunque abbastanza leggero. Io sono convinto che non sia male come prodottino, perché comunque per quello che costa mi permette di fare tante cose. Poi ovviamente dipende come lo usiamo, per cosa l'abbiamo preso. Questo va benissimo, ma veramente benissimo per fare b-roll, quindi se io magari stessi girando questo video con la mia prima camera col treppiede figo, potrei magari mettere questo sul tavolo di fianco per fare una seconda ripresa. Quello sarebbe l'ideale, sarebbe la morte sua. C'è anche da dire che questo treppiede ha anche una ghiera sulla testa rotante, quindi io potrei anche usarlo, pensate, per fare delle panoramiche. Questa cosa è molto carina perché se io sblocco la testa, quindi sblocco l'asse verticale, ma ho sbloccato anche la rotazione, io potrei a questo punto usarlo per fare delle panoramiche, e potrei anche, qui c'è l'ago indicatore, potrei sapere esattamente di quanto lo sto ruotando, quindi potrei fare dei movimenti anche abbastanza precisi, potrei fare proprio delle panoramiche mantenendo un certo rapporto di rotazione tra uno scatto e l'altro, quindi potrei farci anche un time lapse magari. Insomma, ci sono diverse cose che si possono fare con uno strumento come questo, e quando abbiamo finito facciamo altro che smollare e andare a riporre in questo modo, e così è ancora più piccolo e adesso è pronto per tornare dentro nella sua custodia. Custodia che sicuramente uso perché le custodie sono comode,
Sono comode perché ti consentono di trasportare in giro una cosa che non è più piena di spigoli, magari, ma diventa una soluzione così un po' più soffice. E oltretutto evitiamo di rigarlo in valigia se viene a contatto con altre cose. Quindi sono molto comode le borse, secondo me. Vedo che molti hanno cominciato a includertele quando acquisti una cosa, quindi sono molto contento di questa cosa. Bravi. Vi farò sapere tra un po' di tempo se ho rotto qualcosa, se mi è cascata una camera nel lago o cose del genere, ma già ve lo dico che non succede. Perché io sono molto cauto, tengo sempre la manina. Una soluzione di questo tipo mi aiuterà sicuramente quando sarò in vacanza, perché sono sicuro che lo porterò in vacanza. È una cosa che mi consente di viaggiare sereno, perché dico, non è che sono, non è che sembro un alpino con uno zaino con dentro 100.000 cose. No, soluzione light: ho una fotocamera e uno zaino con dentro le mie due cose, non fotografico, dentro la mia bottiglia d'acqua piuttosto che, però c'ho anche questo. E all'occorrenza uno lo tira fuori. Tac, fa le sue due cose, piastra di sgancio rapido già attaccata sulla camera, quindi proprio track, velocissimo. Ovviamente bisogna stare attenti a dove lo si porta, perché credo che ci siano comunque delle viti di metallo che il metal detector lo fanno scattare, però insomma, secondo me uno strumento di questo tipo nessuno vi fa storie, perché comunque sta in borsa, si capisce bene che cos'è, è piccolo, cioè non può essere usato come un'arma, quindi sono assolutamente tranquillo a portarmelo in giro. Piuttosto voi che treppiede usate, fatemelo sapere qui sotto in un commento. A questo punto vi chiedo anche di lasciare un like a questo video, perché se vi è interessato un prodotto come questo, magari vi ho salvato le vacanze fotograficamente parlando, e quindi sarebbe proprio il caso che cliccaste anche iscriviti a questo canale, attivando anche la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Che dire, signori, io vi do appuntamento al prossimo video e vi auguro buone vacanze.